Bella mira, Jimmy. Anche tu te la cavi bene. L'ultimo colpo? D'accordo. Pronto? Quando vuoi. Ammettilo, Jimmy, non puoi battermi. Adesso basta. Non vi ho addestrati per fare degli stupidi e inutili giochi da ragazzi. Datemi quelle pistole. Datemele. Ci stavamo solo esercitando. Non ci si esercita facendo il tiro al bersaglio. Non si spara per divertimento. Voi dovete sparare per uccidere. Per questo siete qui. Ma i bersagli li abbiamo colpiti. Non sto parlando della vostra mira, sto parlando della vostra attitudine. Tu sai maneggiare la pistola come nessuno al mondo, Hickok, ma non lo fai seriamente. Non è vero, giudice. No? No. Bene, allora c'è un'altra gara per voi. Ma ci vogliono dei veri uomini per giocarla, non dei ragazzi. Vedremo cosa siete. Aspettatemi qui. Tutti e due. Ehi. È una specie di portafortuna. Forse te lo dovrei prestare. E perché? A me sembra che tu ne abbia bisogno. I cadaveri portano abiti meno rovinati. E io non mi lamento. Quanto guadagni col tuo lavoro? Abbastanza. Abbastanza per che cosa? Per una birra scadente e una bistecca dura? Non per una sella come quella. E neanche per questi stivali. Immagino che non sia molto per te. Le cose di lusso ti scombussolano la vita e alla fine non sai più cosa conta davvero. Io non ne ho proprio bisogno. Forse perché non ne hai. Ma cambieresti idea lavorando per il giudice e facendo soldi. Il lusso distingue il vincente dal perdente. Mi sembra di sentir parlare il giudice. Ammettilo, Jimmy. Hai fatto un errore ad andartene. Forse dovresti ringraziarmi. Per come agiva il giudice, se non l'avessi fatto, uno di noi due sarebbe già morto. Sono tutte e due cariche. Mentre io conto, farete 10 passi. Quando dirò 10, estrarrete e sparerete. Non parlerà sul serio? Più che sul serio. Avete giocato finora, ma adesso giocherete per me. No. E invece sì. Mostrami di che cosa sei fatto. Non ti ho addestrato per sparare a dei barattoli vuoti. Se non hai il coraggio di sparare ad un uomo, non fai per me. Sì, ma noi siamo amici. Chi ti punta una pistola contro non è mai un tuo amico. Su, avanti, Jimmy. O forse non sei preoccupato per il tuo amico. Forse hai soltanto paura. Paura di affrontare chi risponde ai tuoi colpi. È così, ragazzo? Va bene. Lo faccio. Mira bene. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non sono cariche. Al diavolo, Hickok, non hai sparato, ti avevo detto di farlo. Le pistole erano scariche. Certo che lo erano. A che razza di gioco sto giocando? Non è un gioco, ragazzo, è quello che ho cercato di insegnarvi. Quando si estrae una pistola c'è in gioco la vita. Non importa chi hai davanti, devi sparare per uccidere, perché se non lo fai, non vali più niente, per nessuno. Proprio un bello scherzo. Tu mi avresti sparato? Diavolo, no, Jimmy, avrei tirato a mancarti. Vorrei proprio crederlo. Sei pazzo.
Se ti uccido, con chi vinco a poker? Ho un brutto presentimento su quell'uomo. Un giorno le caricherà queste pistole. Ma quando lo farà non sarò più qui. Non fare lo stupido, Jimmy. Per lui siamo come due figli. Non ci farebbe mai del male. Dovunque siano, non fanno molto per nascondere le tracce. Vanno verso Split Peak. Di quanto ci sono avanti? Forse una mezza giornata. Ma conosco una buona scorciatoia. Ma sembra che tu abbia ripulito il negozio di Tompkins. Già, e lui ha ripulito il mio borsellino. Questo è arrivato con la posta, è per Jimmy. Sembrerebbe un libro. Mm-hmm. Ma che diavolo significa? Qualcosa non va. Oh. Lo manda alla ragazza rapita, Clara Enright. Clara è lì, in mezzo a loro. Aspettiamo il buio, poi vado a prenderla. No. Che cosa fai? Li faccio fuori adesso. Non puoi farlo, la ucciderebbero. Non ti preoccupare. Fermo! Hai fatto il tuo lavoro. Ora non immischiarti. Ti ho detto di andartene! Jimmy! Clara, fermati! Fermati! Lasciami andare! Toglimi quella mano! Sta calma, sei al sicuro adesso! Bastardo! E io che avevo fiducia in te! Come hai potuto farmi questo? Fare cosa? Ottimo lavoro, Jimmy. Clara, non dovevi scappare così. Tuo padre ha avuto tanta paura. Ma non era stata rapita. Dov'è Charlie? Charlie non c'è più adesso. Non l'hai ammazzato! Clara! Clara, no! No! Cosa sta succedendo, Brad? Metti giù la pistola. Ho detto mettila giù, Clara. Dammi quel libro mastro e poi torniamo a casa. Non ci torno da mio padre. Non voglio, lo odio. Vai, Clara. Fermo! Stanne fuori, Jimmy. Fermati o ti ammazzo. Non lo faresti mai. Hai ragione.
merita di morire con la pistola in pugno. Se mi vuole, sa dove trovarmi. Beh, io non sono d'accordo affatto. Neanch'io. Signora? Cos'hai scoperto, Tiscum? Il direttore non sa niente del rapimento di Clara Enright, ma in compenso ha scritto un articolo su suo padre. Date un'occhiata. Comincia a Fort Laramie il processo Enright. Di cosa lo accusa? Di aver sottratto terre ai legittimi proprietari per guadagnare sulla ferrovia transcontinentale. Non c'è una ferrovia transcontinentale. Non ancora, ma presto ci sarà. E ancora non si sa dove la faranno passare. Se Enright conosce il tracciato può fare una fortuna. Le terre varranno di più con la ferrovia. Questo può avere a che fare col rapimento di Clara. Se così fosse, Jimmy potrebbe trovarsi in guai molto seri. E se non torna per domani, andremo a cercarlo. La corte rimanda l'udienza alle 2 del pomeriggio. Grazie, giudice. Come andiamo? Mi creda, Marcus, non c'è niente di cui preoccuparsi. Molto bene. Oggi l'aspetta a pranzo. Grazie. Sono felice di rivederti. Come sta, Clara? Che cosa c'è? Mi spiace, ho delle brutte notizie. Bene che è un fardello terribile, Jimmy, ma tu sei l'unico di cui posso fidarmi. Finché questo libro sarà nelle tue mani, noi ci sentiremo al sicuro. Io e Charlie ci amiamo tantissimo, ma qui non c'è futuro per noi. La nostra sola speranza è cominciare una nuova vita in California con i suoi fratelli. Ora la nostra vita e la nostra felicità dipendono da te. Con tanto affetto, Clara. E io ho aiutato Brad a trovarli. Clara sarebbe ancora viva se non era per me. Tu non lo sapevi, Jimmy. Ma avrei dovuto saperlo. Non essere troppo duro con te stesso. Hai sbagliato soltanto perché pensavi di fare la cosa giusta. Non devi fartene una colpa. Clara non doveva fare quello che ha fatto. Uccidersi non aiuta a risolvere i problemi. Causa solo altro dolore. Se vuoi giustizia, porta quel libro mastro a Fort Laramie prima che finisca il processo contro Enright. Ha ragione, Jimmy. Qui ci sono i nomi di quelli che ha corrotto. Queste informazioni gli costeranno una severa condanna. Dammi quel libro. Un momento, se prima non riposi tu non vai da nessuna parte. Ma ti sponio, devo assolutamente... Non discutere quello che dico, ragazzo. Il sole sorgerà presto.